tutti ancora ad accomodarsi, chi è ancora in piedi. Allora, buonasera, benvenuti a tutti. È il primo incontro di stagione dell'Associazione Cultura e Sviluppo. Iniziamo con un incontro d'autore, cioè gli incontri in cui dialoghiamo con autori, scrittori. Sarà poi una serie di incontri, insomma, distribuiti durante tutta la stagione. Questa sera iniziamo con la professoressa Farian Sabahi, che viene qui a presentare il suo ultimo libro, Non legare il cuore, la mia storia persiana tra due paesi e tre religioni. Io mi limito solo proprio a un'introduzione e alla presentazione delle ospiti, e poi lascio a Maria Grazia l'introduzione del libro. La professoressa Sabahi insegna storia dei paesi islamici all'Università di Torino, ha anche un incarico all'Università di Aosta, è scrittrice, giornalista, specializzata sul Medio Oriente, collabora con Corriere della Sera, Sole 24 Ore, Rai 1, Rai News 24, Radio Popolare, Radio Svizzera, è autrice di vari libri, saggi degli anni scorsi, appunto questa sera è qui per presentare il suo ultimo libro. Tra le sue varie attività, allora, c'era una cosa che, insomma, a cui teneva particolarmente, che voleva ricordare, anche il suo documentario The Children of Tehran, della quale è autrice e regista, che parla dei bambini ebrei polacchi che durante l'Olocausto sono stati prelevati dalla Polonia, portati prima in Unione Sovietica, poi deportati in Uzbekistan e poi trasferiti alla fine, insomma, dopo altri spostamenti a Teheran, che è uno dei, diciamo, una parte dell'origine della professoressa, proprio l'Iran, la Persia, e di qui sono stati poi sono stati salvati e poi hanno raggiunto la Palestina. Magari poi anche di questo ci può dire due parole. E un'altra cosa che ci teneva a ricordare è la sua lettera a Papa Francesco, che era stata presentata anche a un TEDx di Milano. TEDx, tra l'altro, è un incontro che si tiene anche qui, e forse anche di questo poi avrà modo di dire qualche cosa. Dicevo, appunto, primo incontro di stagione, incominciamo poi con i giovedì culturali la settimana prossima, dal primo giovedì di ottobre. Gli incontri d'autore proseguiranno mediamente una volta al mese. Vi ricordo già che a fine ottobre ci sarà l'incontro con Giulio Massobrio, che gli, appunto, presenterà il suo ultimo libro, e gli incontri di Caffè Scientifici riprenderanno a metà ottobre. Ecco, questo per, insomma, introdurre la stagione. La professoressa Sabahi dialogherà con la professoressa Tatiana Rosadelli, che compare anche nel libro. Io direi che non ho altro da aggiungere, quindi lascio a Maria Grazia l'introduzione del libro e poi l'avvio del dialogo con le nostre molto molto ospiti. Brevemente, perché il libro è in vendita nell'atrio, nel banchetto della Mondadori, come sempre. Dicevo molto molto brevemente perché del libro poi parleranno insieme le nostre due ospiti, e a me ha fatto molto piacere leggerlo e avere qua Farian, perché oltre che avere io seguito la sua carriera dal punto di vista, diciamo, letterario e dal punto di vista della come si dice quando uno scala accademico, mi è venuto, ecco. Sono amica sua da molti anni e quindi sono molto contenta oggi di averla qua. E il libro è molto piacevole perché è scritto con molta grazia e racconta la storia della sua famiglia, che è una famiglia per metà alessandrina, quindi ci riguarda in prima persona. E ci sono anche molte cose che riguardano, diciamo, il modo degli alessandrini di affrontare la vita.
Lei racconta appunto la storia della famiglia del padre, che viene dall'Iran ma ha anche radici in paesi ancora più lontani, e racconta la storia della famiglia della madre, che è invece alessandrina, abbastanza puro sangue, perlomeno dei diciamo Valle San Bartolomeo e dintorni, una famiglia tra l'altro molto nota in città. Io direi che la mia funzione è esaurita. L'unica cosa che vorrei ricordarvi è che tra le varie attività dell'Associazione Cultura e Sviluppo c'è anche quella di un gruppo libri che si riunisce una volta al mese, si riunisce per discutere di libri e di, in generale, di cultura. Abbiamo letto il libro di Farian e la prossima riunione è il 24 di ottobre, la sera. Non c'è nessun bisogno di iscriversi, si va e si viene come si vuole. Grazie. Tocca a me. Certo. Dunque, io sono stata l'insegnante di Farian, sono la vecchia insegnante di filosofia e storia, e ho avuto il piacere di averla con me per 3 anni, terza, quarta e quinta. Durante questi anni ci siamo sentite parecchie volte, ci siamo viste, ci siamo incontrate. Io ho approfittato delle sue conoscenze per fare affinché lei facesse nelle scuole dove insegnavo, al liceo classico di Acque Terme, facesse qualche conferenza. Erano gli anni bui in cui si pensava che le donne con il chador fossero donne di serie B e costrette da mariti tiranni ad avere, diciamo, a fare delle scelte particolari. Per cui le telefonai e le chiesi se fosse stata, diciamo, disponibile a fare una conferenza appunto ad Acque Terme. E proprio in quella data venne, tenne questa conferenza ed uscendo mi sussurrò all'orecchio: aspetto un figlio. Per me fu una novità, una sorpresa, ma ne fui felice. Per me una nascita è sempre una cosa bella. Nacque questo bambino, io lo seppi seguendola su internet, eccetera, eccetera, e un giorno lei mi disse che avrebbe avuto il piacere di scrivere un memoir. Bene, ne parlammo, ne discutemmo un attimo, e poi capii che doveva ancora meditare, diciamo, doveva ancora trovare la strada per affrontare questo libro che lei aveva nel cuore ma che ancora non aveva preso la forma letteraria. E allora io oggi ho scritto due parole per introdurvi a questo libro, che vi invito a leggere perché è veramente molto molto bello. Io l'ho letto 3 volte, ma non perché dovessi venire qui, ma per il piacere di leggerlo. Allora, il libro si intitola Non legare il cuore. Rumi, un grande poeta persiano, disse: non legare il cuore a nessuna dimora, perché soffrirai quando te la strapperanno via. E poiché tante dimore hai attraversato, da quando eri goccia di sera fino ad ora, prendile alla leggera e leggermente le potrai lasciare. Rumi era un poeta vissuto pressappoco all'età di Dante. E che cosa ci insegna con queste poche righe? Che ciascuno di noi è una goccia e quindi siamo destinati come gocce a far parte del tutto. Una goccia d'acqua lasciata cadere nel fiume. Ciascuno di noi è questo. Quindi, come dicevano gli antichi greci, pantarei, tutto scorre. E quel fiume è alimentato da tutti noi. Ecco, Farian Sabei è una goccia. Come tutti gli altri esseri viventi, ella non ha una strada prestabilita da percorrere, né un destino da scegliere. È irrisolutezza, libertà, che si unisce alle altre gocce per formare la grande distesa d'acqua. Ma tra le tante gocce ce ne sono alcune che corrono più velocemente, altre che si fermano, altre che si nascondono, altre che si evidenziano. Ciascuna ha un suo patrimonio, del quale è gelosamente custode. Così noi uomini.
Gli uomini sono esseri strani, alcuni credono di essere dei predestinati, altri sono sicuri di essere gli unici e in questo loro credere affrontano la vita in modo diverso. Pochi si soffermano a pensare chi davvero sono e perché si dedichino quotidianamente al divertissement, diceva Pascal, cioè allo stress quotidiano. Solo pochi sono capaci di analizzare il proprio io e cercare di capire chi sono e perché compiono determinate scelte. Ecco, Farhan Sabahi, con il suo memoir, ha voluto ripercorrere la strada a ritroso e trovare ciò che l'ha condotta a essere quella donna che oggi è. Non incolpa nessuno delle sue scelte né ringrazia alcuno per quello che oggi le appartiene. È stata coraggiosa e ha saputo far uscire se stessa dallo scrigno dei ricordi. Quando è nata, d'altra parte, lei non sapeva nulla. Nessuno di noi nasce con un sapere già predeterminato. E quindi ha dedicato la sua vita alla costruzione di se stessa attraverso la lettura, la meditazione e ha nutrito quanto di più sacro un uomo abbia, il suo se stesso. Oggi, nel mezzo del cammin di sua vita, dopo essere stata una nomade in cerca di se stessa e di Dio, finalmente ha raggiunto una meta, quella della consapevolezza, e ha adottato un principio categorico: buoni pensieri, buone parole, buone azioni, come insegnò tanti secoli fa Zarathustra. Ecco, il libro che oggi noi presentiamo è una ricerca del tempo trascorso, una storia di libero arbitrio, di coraggio e ribellione. Ecco, questa è la mia introduzione alla lettura del libro. Adesso farò qualche domanda all'autrice per conoscere ancora meglio, diciamo, per approfondire quello che abbiamo detto. Va bene? Allora, all'inizio del libro tu introduci l'argomento dei tuoi nomi: Farhan, Carla e Seyed. A te. Grazie, scusate. Grazie Tatiana, grazie. Così va meglio? Ok. Maria Grazia, Marco, per avermi invitata. È molto emozionante essere qua, è l'ennesima presentazione che faccio, ma è in assoluto la più emozionante. Vabbè, c'è mia mamma in sala, la mia città, c'è Massimiliano che era mio compagno di banco per 5 anni al liceo, la mia prof di tedesco, la mia preside, prof di filosofia, c'è un amico iraniano che è appena tornato dall'Iran, insomma, quindi insomma, un'atmosfera un po' diversa dal solito. Mi permetto di dire una cosa, perché Marco mi ha presentata come... Sì, ho fatto 100 cose, in realtà al momento insegno soltanto all'Università della Valle d'Aosta, Relazioni Internazionali e Medio Oriente, non insegno più a Torino, scrivo per il Corriere della Sera raramente, settimanalmente, c'era un pezzo sabato, ce ne sarà un altro domani, sul Manifesto, nelle pagine di Esteri, e vado in onda su Radio Popolare. Non faccio più l'Università di Torino, non faccio più Sole 24 Ore, non faccio più la Radio Svizzera. I nomi, c'è un motivo particolare per cui insisto sui nomi, è che in questa scrittura, nella versione definitiva, il libro l'avevo iniziato nel 2008, mi ha accompagnato un signore che ho conosciuto per caso, una cena a Milano, si chiama Giuseppe Di Leva ed è diventato un amico, oltre che il mio maestro di drammaturgia, di scrittura autobiografica. Lui è stato direttore di teatro ed è uno dei più noti scrittori di libretti d'opera d'Italia, ha scritto Il Pollicino di Henze. E lui fin dall'inizio, anche con l'altro mio lavoro, Noi donne di Teheran, mi ha... perdonate il termine, ma è vero, mi ha massacrata con la scrittura, cioè mi ha fatto togliere tutti i che, tutti i gerundi, mi ha fatto accorciare le frasi. L'anno scorso ero a casa sua, a casa della sua compagna Marina, ad Anghiari, ad Arezzo, e abbiamo lavorato su questo libro, ma proprio in un modo minuzioso. E lui mi ha sempre fatto lavorare sul significato dei nomi. Quindi anche nella lettera a Papa Francesco, che lui aveva rivisto, mi ha fatto lavorare sui nomi dei protagonisti, Ginevra e Andrea. Andrea vuol dire uomo, ma non si comporta da uomo. Ecco, in questo libro, la prima cosa su cui mi ha fatto lavorare quando mi ha affiancata è stato il fatto che il mio nome di battesimo sia Carla, perché è un nome ricorrente in famiglia.
tra l'altro con una, credo voglia dire, tenace o comunque una persona molto forte. Per un motivo banale, che nel momento del mio battesimo, che è successo quando io avevo tre giorni ed ero qui in clinica, alla clinica Salus in via Trotti, il sacerdote non ha accettato di battezzarmi col nome che avevano scelto i miei genitori, Farian, perché non è un nome cattolico, cristiano. Il nome Farian anche lì è stato fonte di ricerca da parte dei miei genitori, perché stavano aspettando che da Teheran arrivasse il libro dei nomi, in modo da poterlo sfogliare. Quindi nel libro mio padre mi racconta che a un certo punto, visto che era un libro da affrontare, io ero già nata, lui ha detto, va bene, ok, tu leggi, scegli una lettera e una volta che tu hai scelto la lettera io ti leggo tutti i nomi e quando trovi una sonorità che ti piace ti dico cosa significa. Non è stato facilissimo perché i nomi che magari potevano piacere a mia mamma erano l'equivalente di Genoveffa in persiano, per cui non erano molto belli, oppure Leila, che piaceva a mio padre, tra l'altro è stato uno dei nomi della, una delle figlie dell'ultimo scià di Persia, si chiamava Leila, era però in italiano un po' così, fonte di ironia, lei là, quindi non era adatto a una bambina che poi poteva essere presa di mira a scuola. Mentre Seyed è il mio secondo cognome. Ogni volta che prenoto, mi invitano a Vibo Valencia settimana prossima a presentare il libro, il volo deve avere proprio nella prenotazione Farian come nome e Sabahi Seyed come due cognomi, perché sennò non mi fanno salire sull'aereo. E vuol dire discendente, un titolo religioso, vuol dire discendente del profeta Maometto, è un titolo che nell'Islam sciita fa riferimento a uno dei 12 imam ritenuti legittimi successori del profeta Maometto. Nel caso della nostra famiglia, Seyed vuol dire che discendiamo in particolare dall'ottavo imam, che è quello sepolto nella città santa di Mashhad, nell'Iran nord-orientale, dove c'è la fondazione religiosa, la bognade più importante dell'Iran, che ha un budget superiore a quello del governo. La cosa curiosa è che sui miei documenti Seyed esattamente come sui documenti di mio padre, solo che per mio padre in realtà è il secondo nome ed è però andrebbe declinato. Mio padre ce l'ha al maschile e io ce l'ho al maschile, perché all'anagrafe ad Alessandria mio padre non è stato in grado di spiegare che non era un secondo cognome ma era un titolo religioso, e questo mi ha creato una serie di, non di problemi, però di perplessità. Io sono tornata dall'Uzbekistan 10 giorni fa, il 14 di settembre, ed eravamo al controllo passaporti a Tashkent, io e mio figlio. Mio figlio si chiama Atesh di nome, che vuol dire fuoco. Poi ha un secondo nome italiano, Alberto, e il cognome del papà. Però Atesh ha un nome persiano ma anche turco. E in Uzbekistan parlano uzbeko, che è una lingua turca. Per cui l'hanno guardato, biondo con gli occhi azzurri, però con un nome turco. Poi io ero lì e ho detto, guarda, sono io la mamma, perché comunque un minorenne, e vedono Farian, Sabahi, Seyed, e guardano Seyed e mi guardano come dire, ma questo non è un uomo, questa è una donna, e ci hanno tenuto un quarto d'ora, non per farci entrare, ma per farci uscire dal paese, e si guardavano e ridevano. E più di una volta anche in Pakistan così mi è capitato di gente che mi chiedesse come mai avevo questo cognome maschile. Insomma, questi sono i frutti il bello dell'integrazione e dell'immigrazione. Del matrimonio. Di un matrimonio misto, di cui al quale tu dedichi alcune righe del tuo libro. Quindi un matrimonio misto in un'epoca qual è l'attuale, di unioni civili, unioni anche, diciamo, tra lo stesso sesso. Che cos'è un matrimonio misto? Oggi, non allora. Ma oggi ce ne sono tanti, nel senso che non... Io ho tante amiche che hanno sposato gli stranieri, non necessariamente gente che viene dall'Iran. Ho un amico, un compagno di Bocconi, che si è sposato con una giapponese e poi... senza nessun problema
le ha chiesto di trasferirsi in Italia e lei non ha assolutamente obiettato, e secondo me quello è proprio il matrimonio misto. In realtà quello dei miei genitori, più che un matrimonio misto, lo penso come un matrimonio d'amore, cioè nel senso che il libro racconta la loro storia d'amore. Mio padre mi ha raccontato tantissimo di come si sono conosciuti, eccetera, anche di come aveva scritto poi a suo padre di aver conosciuto mia mamma, eccetera. Quindi più che matrimonio misto, secondo me è proprio una bella storia d'amore tra due persone che si sono incontrate molto giovani e sono poi di fatto cresciute insieme con le loro passioni e via di questo passo. Io quando ero piccolo, quando ero ragazzina, non riuscivo mai a capire dove si fossero conosciuti, perché avevo la versione formale e quella informale. Quindi qualcuno mi diceva in casa che si erano conosciuti a Italia 61, dove c'era mio nonno Giuseppe Pasino che esponeva i camion. E l'altra versione, che invece mi piaceva di più, è che si erano conosciuti in quella che era una balera, una casa da ballo. Quindi poi me la sono fatta raccontare meglio da mio padre, che non potevano dire a mia nonna Tere che si erano conosciuti in un posto dove mia madre in teoria non poteva andare, perché era scappata con le zie, insomma. E mio padre mi ha raccontato, appunto, l'ho scritto nel libro, come si sono conosciuti. Era con Masud, il suo amico con cui era arrivato dall'Iran, e per integrarsi cosa fanno due ragazzi iraniani di 21 anni? Ma prendono un corso di ballo, perché loro sanno ballare i balli orientali, però se ti vuoi integrare in Italia devi imparare a ballare i valzer, il cha-cha-cha, eccetera. Quindi vanno a lezioni di ballo da un noto maestro di Torino, che un giorno dice: ok, adesso avete imparato, andate a esercitarvi, e dà loro due biglietti per entrare in questo locale. Vanno insieme, Masud e mio padre vedono le ragazze in sala e mio padre dice: ok, vado, e Masud dice: no, guarda, io preferisco le bionde, per cui quella lasciala a me. E mio padre si è ritrovato a ballare con mia mamma e racconta poi che come parlano in inglese e via di questo passo. Ci sono poi le due versioni della storia, perché la memoria dell'una è diversa ovviamente dalla memoria dell'altro, però ho trovato molto emozionante andare a sentirli formalmente, nel senso che ho detto: adesso mi raccontate questo, mi raccontate quell'altro. E la stessa cosa ho fatto per il mio battesimo. Cioè, questo libro io ho iniziato a scriverlo nel 2008 ed è uscito soltanto nel 2018, e ero andata a chiedere a mia nonna, per esempio, che era del 21 ed è mancata 2 anni e mezzo fa, abitava qua ad Alessandria in Pisa, e le ho detto: ma scusa, ma nonna, ma perché hai deciso di battezzarmi? Tra l'altro, vabbè, piccolo particolare all'insaputa dei miei genitori. Allora lei mi ha raccontato, io avevo preso appunti, registrato, eccetera, e dentro al volume trovate proprio questo lessico familiare, cioè con le sue parole raccontato quel momento in cui lei ha fatto finta di distratto mio padre e ha iniziato a parlare in dialetto con mia mamma in clinica, e mio padre già faceva fatica a capire bene l'italiano, quando poi passavano al dialetto alessandrino rinunciava. Allora lui ha detto: vabbè, vado a prendermi un caffè, vi lascio parlare tranquilla. E lì mia nonna ha approfittato, mi ha portato al piano di sopra a farmi battezzare dal prete, ed era già tutto organizzato. Poi quando è tornata giù con me in braccio, vede mio padre che si è preso il caffè e dice: ah, lo faccia, ce l'ho fatta. E poi quando io le ho chiesto, ho fatto questa specie di intervista, e lei rideva come una matta e mi diceva: mi avrebbe strozzata. E quindi insomma ho riportato questo racconto di un tempo lontano. Senti, visto che stiamo parlando di un racconto, tu nasci come giornalista, saggista, storica, ecco, come sei riuscita a cambiare il registro di composizione? Perché un conto è la saggista, un conto è la giornalista e un conto è colei che compone un memoir. Ma è stato importante leggere tanto. Io leggo tanto per lavoro, nel senso che mi mandano, ricevo tutte le settimane libri a casa da parte degli editori che mi chiedono poi se posso recensirli. A volte mi mandano libri sul Medio Oriente e sull'Islam, a volte mi mandano delle cose che non c'entrano assolutamente nulla, e a me fa comodo, perché in un certo senso leggere la storia di Sissi l'imperatrice, che mi mandò un po' di mesi fa Neri Pozza, mi ha proprio catapultata su un pianeta diverso rispetto alle guerre in Yemen
e alle sanzioni contro l'Iran. Quindi leggere è sicuramente una cosa importante, e poi io ho l'abitudine che se trovo qualcosa di particolarmente bello lo segno e quindi mi prendo appunti per magari un'espressione che mi fa riflettere, eccetera. E poi appunto credo che sia stato importante per me da una parte lavorare con Giuseppe Di Leva e dall'altro essere incoraggiata da una grande scrittrice italiana che è stata Marina Jarre. Marina Jarre è nata, avevamo molte cose in comune, è mancata il 3 luglio del 2016 ed era la mia amica più cara a Torino. Era una signora molto anziana, aveva scritto, pubblicato opere in Audi. Lei aveva scritto Ritorno in Lettonia, una storia autobiografica in cui lei torna col secondogenito in Lettonia. Lei era nata a Riga da padre ebreo, lettone, e da madre valdese. La mamma abitava nelle valli valdesi, a Torri Pellice, e quando era ragazza ha deciso, visto che non c'era lavoro in Italia, parliamo degli anni 30, e lei ha deciso di andare a vivere a Riga e di insegnare all'Istituto di Cultura Italiano. Lì si è innamorata del papà di Marina Jarre, lo ha sposato, ha fatto due figlie, poi lui era birichino e a un certo punto lei ha deciso di prendere le bambine e di portarle in Italia, con qualche difficoltà perché non era così semplice prendere due minori e portarle dalla Lettonia in Italia. E Marina Jarre non ha mai più visto poi il padre perché erano iniziate poi le persecuzioni dei nazisti contro gli ebrei ed è ritornata poi in Lettonia con col figlio Pietro per cercare di capire dove il padre fosse stato poi ucciso. Marina Jarre, ma molto incoraggiata a scrivere, aveva riletto le prime versioni del libro, mi aveva detto, insomma, mi aveva da una parte demolita perché era una donna durissima, dall'altra molto incoraggiata. E la comunanza anche con lei mi è stata d'aiuto perché lei ha sempre detto di essere bastarda ed eretica, ed erano questi i termini con cui lei si identificava, perché è percepita come valdese, dei valdesi, ma comunque col papà ebreo e con molto legata comunque alla cultura. Io vi dico solamente una cosa, quando lei è rimasta vedova mi ha detto di aver sofferto tantissimo e come ha affrontato la vedovanza. Lei ha affrontato la vedovanza mettendosi a studiare il russo. Lei era cresciuta parlando tedesco perché i ceti alti in Lettonia usavano il tedesco, poi aveva imparato il lettone con il personale di servizio in casa. E quando la madre l'aveva portata, le sorelle, a Torri Pellice, era l'inizio dell'estate, aveva imparato il francese, perché nelle valli valdesi si parlava il francese, e poi a metà ottobre l'hanno iscritta a scuola e a scuola si parlava italiano. E lei ha passato tutta la vita a insegnare francese alle scuole medie perché le piacevano i ragazzini di quell'età. Quindi credo che le amicizie siano state assolutamente determinanti a spingermi a fare quello che in realtà non avevo mai pensato di fare nella vita. Senti, proprio adesso hai usato un appellativo, bastarda, che c'è anche nel tuo libro. Certo. Ecco, bastarda, e poi aggiungi nel libro mezzo sangue. Voilà, a te. Sì, questo è uno dei ricordi. Allora, non ci sono tutti i sassolini che mi sarei voluta togliere dalle scarpe nel libro perché già non ho voluto darvi questo peso. Però una delle cose che mi è successa da piccola, appunto, è il primo anno alla Global School e c'era questo prete, questo sacerdote che era l'insegnante di religione. Io avevo sempre avuto l'esonero dall'ora di religione perché me lo firmavano i miei, per cui non c'erano grandi problemi. Poi mio padre mi diceva, se vuoi rimanere qualcosa sicuramente impari, però magari se era la prima ora andavo un'ora dopo a scuola, se era l'ultima magari uscivo prima. E quell'anno lì invece ho deciso di rimanere per vedere che aria tirava, e anche perché il sacerdote che sarebbe venuto in aula era quello che avevamo appena avuto gli scout, cioè gli scout avevamo Don Biagio e poi a un certo punto Don Biagio era andato via, ero agli scout a Santa Lucia, sono stata in reparto per tempo del reparto, insomma. E invece questo era il nuovo sacerdote che era arrivato, però io abituata a Don Biagio che era di Comunione e Liberazione, però molto simpatico, molto aperto, ero molto incuriosita da quest'altro signore. In realtà lui
è arrivato in aula e io da solo lenti a contatto, però ho sempre avuto una miopia molto forte, per cui avevo il vizio di mettermi in primo banco come Massimiliano. E questo prete a un certo punto dice: ah sì, perché Farian che siede qui tra noi, ed ero l'unica che lui conoscesse, perché appunto mi aveva visto a messa gli scout, e ha detto: lei è bastarda. Perché? Perché è figlia di un matrimonio misto, perché è mezzo sangue. E la cosa mi aveva ovviamente ferito, però quelli erano altri tempi, per cui in realtà non è che facevi tante storie, non ne li buttavi sui giornali, ne li denunciavi, però mi aveva lasciato alquanto perplesso, mi aveva fatto venire il magone, come si dice in gergo. Posso chiedere una cosa, Farian? Sì. Questo è un episodio che ha colpito anche me, e mi ha colpito il fatto che tu a casa non ne hai parlato. Non hai parlato perché pensavi che avrebbero sofferto i tuoi genitori di questa cosa? Ma io non so, non credo di averne parlato, in realtà era l'ennesima cosa che succedeva. Cioè, mi ricordo alle elementari, andavo a quella in via Galileo Galilei, avevo la maestra Lenti e a un certo punto gli altri bambini mi dicevano: ah sì, tuo padre vende i tappeti come marocchini, siete dei vucumpra, eccetera, perché già andava di moda il termine. Io mi ricordo che ero tornata a casa e lì in lacrime, e quell'anno per l'esame di quinta elementare mia madre mi fece fare una ricerca bellissima sul quadernone grande, con tutti anche i fogli ritagliati con le cartine sull'Iran, e la prima cosa che mi disse mia madre fu: di loro la prossima volta che capita, che sono degli ignoranti di geografia, perché il Marocco sta in Africa e l'Iran sta in Asia. È stata la prima. Quindi molto pratica, e poi affrontare il problema con la cultura, quindi quella è stata l'occasione. In quel caso lì mi ricordo mio padre non aveva avuto un grande ruolo, mentre mia madre mi aveva proprio aiutato a fare una ricerca per cercare di capire da dove venissimo. La cosa curiosa è che da una parte ero la figlia del Vucumpra che vendeva i tappeti, dall'altra ero la nipote del grande industriale, per cui uno dei problemi grossi che io avevo, di cui scrivo nel libro, è che era l'epoca degli anni di piombo, dei rapimenti. E quindi, visto che il nome di mio nonno era stato trovato in un covo dell'anonima sequestro in Sardegna, lui era obbligato a girare armato. Per cui mi ricordo nonno, che era la persona più mite di questo mondo, che arrivava a casa dalla fabbrica e metteva questa pistola piccolina nel primo cassetto della scrivania. E dall'altra io non potevo andare in giro in bicicletta con le mie compagne di scuola. E quindi era una situazione un po' paradossale. E la cosa che ho cercato di fare nel libro è che ci sono le storie individuali, che è la storia mia, dei miei familiari, delle mie cugine, dei miei zii, eccetera. Ma dall'altra parte queste storie individuali si intrecciano alla grande storia. E quindi ci sono gli anni di piombo in Italia. Io compio 10 anni il 29 novembre del 77. È il giorno in cui muore Casalegno. Oppure c'è la questione appunto dei rapimenti, ma in Iran nel 1979 scoppia la rivoluzione, e da quel momento noi abbiamo difficoltà a rientrare. Quindi nel libro io intreccio questi avvenimenti, come parlo per esempio del fatto che negli anni 70 c'è la polizia segreta dello Shah, la SAVAK, che non va tanto con la mano leggera nei confronti degli oppositori. Quindi uno zio, il marito di mia zia Shukufe, una delle sorelle di mio padre, era stato in prigione, era stato torturato perché lui faceva parte del Partito Comunista Today, e i poliziotti di quel partito avevano cercato di fare un colpo di Stato contro lo Shah, per cui erano stati arrestati. Lui aveva scontato la sua pena, era riuscito a salvarsi, e probabilmente la madre aveva chiesto a qualche ayatollah, qualcuno di intercedere, ma si è sposato, ma poi è stato vittima con la moglie di un incidente stradale. Il problema è che negli anni 70 gli incidenti stradali erano in realtà degli omicidi messi in atto dalla polizia segreta, quindi ci sono anche queste cose nel libro, quindi trovate i due piani, quello individuale e quello invece più alto. Tra l'altro questo è anche il modo con cui ho lavorato nel video I bambini di Teheran. Sono 4 interviste a 4 anziani ebrei di origine polacca,
e poi che raccontano il loro viaggio dalla Polonia invasa dai nazisti, vengono deportati in Siberia, poi finiscono in Asia centrale, riescono a fermarsi un anno a Teheran, motivo per cui sono chiamati bambini Teheran, si rifocillano, riacquistano anche la salute e poi partono per andare in quella che ancora era Palestina. Ecco, c'è un io narrante, che è un ragazzino, che tiene le fila di queste storie raccontando la storia con la S maiuscola. Di nuovo, incrociando anche in questo caso Occidente, l'Europa dove si vive la Seconda Guerra Mondiale e l'Olocausto, e l'Oriente, che in questo caso diventa terra d'ospitalità per questi rifugiati. Scusa. Allora, a un certo punto, sempre parlando di Teheran, ne hai parlato degli anni 79, la rivoluzione per voi è stata drammatica, penso in particolar modo per tuo padre, e visto che lui era qui e la famiglia era là. Oggi sei tornata a Teheran, penso e volentieri nei messaggi mi dici sono a, e io vado a vedere sulla carta dove sei perché magari non lo so nemmeno. E a parte come ricercatrice e per salutare la tua nonna ultimamente, così racconti nel libro che insomma se ne stava per andare, la nonna Maria, però le ragioni, quali sono dei tuoi frequenti viaggi in Azerbaigian, a Teheran e così via? Forse non ho ancora legato il cuore a un luogo, quindi, quindi è l'anima un po' nomade, non so, sto molto bene quando viaggio. Per cui. E poi c'è il poeta Omar Khayyam, avete presente le quartine di Omar Khayyam? Le avete lette? Sono più noto, credo, poeta persiano. Ecco. Lui scrisse che viaggiare è vivere due volte e ci credo profondamente. Il primo viaggio in Iran lo feci quando avevo soltanto 8 mesi. Ed andai appunto in Iran con i miei genitori, mia mamma non aveva ancora conosciuto gli suoceri, quindi era un viaggio importante. Però c'è sempre un'impellenza, un'esigenza di conoscere qualcosa. Io sono tornata in Iran dopo la rivoluzione soltanto nel 1997. Perché? Perché le zie non volevano che tornassi, era troppo pericoloso, c'era la polizia religiosa, c'era e c'è la polizia religiosa per strada. Temevano che non mi sapessi comportare nel modo giusto e quindi potessi essere arrestata. In quell'epoca, anni 80, mia zia Aide, la moglie di mio zio Nasser, era stata arrestata semplicemente perché aveva in macchina col marito un paio di occhiali da sole a specchio ed erano uno scimmiottare dell'Occidente, secondo la polizia religiosa. Mia zia Faisè era stata fermata dalla polizia e trattenuta una notte in cella perché le aveva raccolto un volantino che le avevano buttato in macchina dal finestrino aperto, quindi l'ha presa, ho guardato cos'era, ed era un volantino dell'opposizione, quello era stato sufficiente a farla arrestare. Quindi erano gli anni 80, erano gli anni anche delle purghe nei confronti dell'opposizione, noi incontravamo la famiglia in Istanbul di fatto, perché negli uni e negli altri nessuno aveva bisogno del visto per entrare ed era una specie di terra franca, oppure negli Stati Uniti per i matrimoni delle cugine. E io sono tornata al 97 perché a un certo punto mi sono detta non sono più tornata in Iran, il persiano non me lo ricordo più, però tutti mi chiedono, perché ho questo nome, mi chiedono le mie origini iraniane, quindi avevo bisogno di capire qualcosa di più, motivo per cui ho fatto una seconda laurea in storia orientale dopo quella in Bocconi, in cui ho cercato di approfondire, che so, ho fatto gli esami di lingua e letteratura persiana, ho studiato la religione di Zarathustra, l'Islam e via di questo passo, erano cose che io non sapevo, quindi non le ho ereditate nel DNA, mi sono rimboccata le maniche e mi sono data da fare. Dopodiché sono andata a fare un dottorato a Londra e lì avevo varie opzioni, ho scelto di lavorare su un progetto degli anni 50, 60 e 70, proprio per appropriarmi della storia di quell'Iran in cui era cresciuto anche mio padre e in cui comunque ero già nata io. Quindi io sono del 67, il progetto su cui ho lavorato era un progetto che andava dal 1963 al 1979, anche perché così facendo ho dovuto imparare di nuovo il persiano e imparare a leggerlo e a decifrare i documenti che avevano a che fare con gli anni 60 e 70 e quindi
con quella lingua, che è la lingua che avrei potuto poi parlare in Iran nel momento in cui fosse andata. Anche il viaggio a cui facevi riferimento, l'altro viaggio che ho fatto, in realtà sono tre i viaggi in Azerbaigian, io li ho fatti perché primo l'ho fatto nel 2000-2001, in quegli anni lì, ed era comunque una situazione molto particolare, perché Baku era ancora tutta da ricostruire. Era ancora proprio, si sentivano i resti, le radici sovietiche. E poi ci sono tornato due volte a fare ricerca. A fare ricerca perché mio figlio, che adesso ha 15 anni, a cui è dedicato il libro, crescendo mio padre ha iniziato a dire: ah, caspita, sto bambino, non ti assomiglia. Assomiglia a Mamad Ali Karim. Mamad Ali era in realtà il mio bisnonno, cioè il papà di mia nonna Mariam, di cui non abbiamo fotografie, ma mio padre, che se lo ricorda bene perché era suo nonno, se lo ricorda come un biondo, un uomo bellissimo biondo con gli occhi blu proprio, e dice: questo bambino assomiglia a mio nonno. E dico: ma tuo nonno cosa era successo? Io sapevo i racconti quando ero bambina, quando festeggiavamo Noruz, Capodanno persiano, io e Tatiana portavo sempre una primula per augurarle buona primavera, ma io poi ricevevo in realtà dei miei genitori la moneta d'oro, e quella era una tradizione ma anche una questione di famiglia, cioè del mio bisnonno sapevo che era stato incarcerato dai bolscevichi e poi era riuscito a farsi una nuova vita con la famiglia in Iran, perché se n'era dovuto andare da Baku, che era la sua città natale, per essere riuscito a rifarsi la vita grazie a queste monete d'oro che lui aveva messo da parte in un sacchetto che aveva nascosto. Mi sono chiesta: ma perché l'hanno messo in carcere, cosa era successo? Quindi sono andata a fare ricerca negli archivi del KGB e lì un professore universitario che avevo contattato, un collega che insegna storia dell'Azerbaigian all'Università Statale di Baku, mi ha accolta e poi mi ha accompagnata negli archivi e lì sono riuscita a capire un po' di cose. Sono anche tornata a insegnare all'Università di Baku, perché questo era il pretesto per starci un po' più a lungo, e sono tornata anche in quello che una volta era il carcere dove mettevano gli oppositori, i prigionieri politici. Anche solo il fatto di essere benestanti era in realtà reato, solo che sono arrivata un mese dopo che lo avevano raso al suolo per costruire quel posto dove fanno Eurosong Context. Però insomma c'è una ricerca dietro per capire cosa fosse successo ai miei familiari. Bene. A un certo punto parli di tuo figlio Atesh e dici: un bambino, un tappeto. Perché? Che cosa vuol dire questo, un bambino, un tappeto? Lui lo legge, scusa. L'ho letto. Cioè, ma un bambino, un tappeto, adesso la cosa che mi viene in mente è che è legato probabilmente al fatto che mio figlio, quando ha compiuto 7 anni, ha fatto una richiesta al nonno Tahir che io e mio fratello non ci saremmo mai sognati di fare. Ecco: tesoro, sto andando in Iran, cosa ti porto? Una scatola di pistacchi, dolcini, eccetera. E no, lui invece gli chiede il telaio. Dice: nonno, mi piacerebbe se tu mi portassi un telaio perché voglio farlo io, un tappeto. E ha fatto veramente un tappeto grande così, su un telaio con una papera, con i suoi paperotti dietro. E niente, l'ha fatto e poi si è messo a farne un altro, poi nel frattempo era cresciuto, quindi ha avuto altre distrazioni, però appunto c'è una passione che cova sotto. Bene, e d'altra parte io penso che sia un orgoglio per tuo padre sapere che questo bambino vorrebbe anche lui forse ripercorrere un po' di una parte della storia della famiglia, no? Ma in questo momento i 15 anni ha fatto un tappeto? No, quello sicuramente, però diciamo che al momento siamo impegnati in altre materie. Ci sono i party del venerdì sera con esiti, insomma, che potete immaginare. Adesso entra in gioco la madre, va bene. Senti, un'ultima domanda. Concludi il libro sul ponte di Isfahan. Ecco, bellissima questa parte del libro in cui narri tua zia che ti spiega molte cose della famiglia e quindi l'albero genealogico, in poche parole. Bene, questo ponte, bellissimo luogo, a livello così geografico, culturale, eccetera,
Che cosa ti ha lasciato questa esperienza? Ma Isfahan è un luogo magico anche perché ci sono stata proprio i giorni in cui abbiamo votato, ho votato anch'io perché ho cittadinanza iraniana, quindi posso esercitare il diritto di voto e non sei obbligato a votare nella tua città di residenza. Abbiamo votato per il presidente riformatore Mohammad Khatami, era il maggio del 1997 e mia zia Maglie, che lavorava al Ministero della Giustizia, ha preso me e mia cugina Sonia, che oggi vive in Canada, e ci ha portate a fare un giro a Isfahan. Tenete presente che nel 1997 due o tre donne non potevano prendere una camera in albergo, ma lei, col fatto che lavorava al Ministero della Giustizia, è riuscita comunque ad avere i permessi per farlo. È un luogo magico, ma c'è una cosa importante di questo libro, cioè il libro è voler lasciare la memoria, le memorie di famiglia a mio figlio, che appunto ha il papà romano e ha la mamma iraniana, piemontese, i parenti in Iran. Lui è stato 5 volte in Iran, 4 volte con me, una volta invece da solo col nonno. Però è anche un modo per lasciare traccia di persone che non ci sono più e che si fa presto in una generazione a dimenticare. Quindi c'è mia nonna Mariam, c'è mia nonna Tere, dal Francù, in realtà non è alessandrina, lei è di Refrancore, quindi dell'Astigiano. C'è zia Maglie, che è morta di tumore nel 2006, motivo per cui non sto tornando granché a Teheran, anche quello che non ho più mia nonna, non ho più mia zia. E le ho ricordate con appunto il lessico familiare, cioè ho cercato di fissare alcune espressioni che erano ricorrenti, alcune cose anche divertenti, c'è molta ironia nel libro, alcune cose divertenti che ci sono successe. Ho lasciato, ovviamente c'è tanto Iran, però grazie al lavoro fatto con la editor Alessandra Mascheretti, con Eleonora Recalcati, abbiamo cercato di tenere anche la parte sull'alessandrino e sull'astigiano, perché secondo me era importante, cioè Torino ne hanno scritto i grandi scrittori, le langhe sono ben raccontate, però lasciare traccia di cosa era Alessandria, di che cosa era Refrancore nel secondo dopoguerra, per me personalmente era importante e tante cose mi sono state raccontate proprio su Alessandria Refrancore da un sacerdote, Don Carlo Caroglio, che era il cugino di primo grado di mio nonno Giuseppe Pasino. Don Carlo Caroglio non era ancora stato nominato sacerdote quando io sono stata battezzata, ma era presente al mio battesimo e mi ha raccontato che cosa è successo e soprattutto lui mi ha raccontato com'era mia nonna Teresina prima di avere figli, prima di sposarsi, perché lui aveva visto lei e mio nonno che si erano conosciuti, che uscivano le prime volte e venivano poi ripresi ovviamente perché tornavano troppo tardi, non la sera ma il pomeriggio insomma. Quindi anche cos'è stato lo sviluppo industriale di Alessandria nel secondo dopoguerra. C'è una parte che sono riuscita a tenere perché per me era importante, quindi l'ho spiegato all'editore che cosa voleva dire fare i carri, come si facevano i carri all'epoca. Bisognava essere molto forti, bisognava tenere insieme due uomini, dovevano tenere e poi battere questo col ferro caldo, eccetera. Quindi anche la transizione che c'è stata poi da costruire i carri a Valle San Bartolomeo a dare avvio a un'attività industriale. Adesso volevo ancora chiederti una cosa. Questo è un memoir, giusto? Lo abbiamo così definito. E hai letto dei memoir che ti potessero ispirare per la composizione? Perché sai quanti di noi qua dentro pensano la stessa cosa. Cioè, mi piacerebbe scrivere magari le mie memorie, ma non è una cosa facile. Tu hai letto qualcosa? Hai avuto una strada? Qualcuno te l'ha indicata? Ma uno dei libri che ho letto è stato quello di Alexander Sille, La forza delle cose, un matrimonio di guerra e pace tra Europa e America, il figlio di Ugo Sille, che è stato direttore del Corriere della Sera, ed è ambientato in parte a New York e in parte a Milano. Ho letto Jamaica Kincaid, che è stato pubblicato da Adelphi, ci sono varie storie autobiografiche sue. Ho letto Mary Kerr, che è pubblicato da EO, e man mano ho letto e ho scoperto dei testi nuovi. Il testo più importante secondo me è quello di Majakovskij, che è stato poeta, è morto 30 anni, eccetera, e quello appunto mi è stato dato
non mi è stato dato, mi è stato dato il titolo da Giuseppe Di Leva, maestro alla Paolo Grassi di Milano, e tra l'altro è stato molto difficile trovarlo, sono andato a Mondovio, a Fossano, in una biblioteca, è brevissimo, e l'insegnamento che ho avuto è che le stesse cose le puoi dire in poche parole, non c'è bisogno di allungare tanto il brodo. Tra l'altro, a chi di voi può interessare, l'11 ottobre Giuseppe Di Leva sarà a Torino alla libreria Trebisonda a presentare la sua autobiografia, ma soprattutto i tre giorni dopo, 12, 13 e 14 ottobre, farà un corso di scrittura autobiografica e prende soltanto 3 studenti. Non l'abbiamo ancora pubblicizzato, per cui se qualcuno di voi fosse interessato, si lavora pomeriggio e poi l'ultimo giorno si presenta il lavoro. Appunto, lui riesce a seguire soltanto 3 persone per volta. Quindi la lettura è stata fondamentale. Mary Kerr, che è una storia ambientata in America, lei è stata una delle compagne di Wallace, è molto bello perché racconta una storia terribile di genitori drogati, alcolizzati, violenti, nel mezzo di niente, negli Stati Uniti, in mezzo ai pozzi di petrolio, però lo racconta con una leggerezza, con un'ironia stupefacente. Quindi anche lì poi ogni scrittore ha il suo registro, appunto, di scrittura. E poi ce ne sarebbero una lista di cose, di libri. Bene, io se la Maria Grazia vuoi dire qualcosa tu? Sì, no, ma per concludere, io ho sempre molto amato nelle tue opere, nei tuoi, anche per esempio nell'opera teatrale, quella sulle donne di Teheran. Per me è sempre molto affascinante quello che tu racconti, quello, diciamo, l'evocazione di questa cultura persiana che ogni tanto compare, come dei lampi. Cioè quella citazione di Rumi, bellissima, quella del giardino, che è oltre me la sono scritta, ben oltre le idee di giusto e sbagliato c'è un giardino e lì ci incontreremo. È una cosa bellissima. E è la storia del pesciolino che raccontavi. Alla fine del libro, che è veramente diciamo un modo per rimettere insieme, no? Scrivere questo libro è stato un modo per rimetterti, certo, insieme. E alla fine del libro c'è una leggenda che tu racconti, quella degli uccelli, che se hai voglia potresti raccontarla per finire, perché anche quella è molto bella. Sì, il libro si presta a più livelli di lettura, quindi lo sto portando in diverse scuole, anche in un liceo a Cagliari, tra gli altri. Quindi è un libro che è accessibile ai ragazzi del liceo, ma anche agli appassionati di storia delle religioni, di sufismo, di misticismo, perché a un certo punto dico che tra le due religioni in realtà uno può vivere la conflittualità, islam-cristianesimo. Sono stata battezzata e quindi per i cattolici il sacramento non lo puoi lavar via nemmeno se ti sbattezzi. Quindi rimango per la Chiesa cattolica cattolica a tutti gli effetti. Per i musulmani sono Seyed, sono nipote del profeta Maometto, quindi va di default che sono musulmana. In realtà il profeta Rumi dice anche un'altra cosa, che le religioni sono semplicemente i versanti di una stessa montagna, quindi accettazione piuttosto che andare a spigolare sulle diversità. C'è poi un bellissimo termine su cui mi soffermo, che è il termine Hanif, che ricorre nel Corano. Hanif è il monoteista allo stato puro, al di là dei monoteismi. Cioè l'Islam riconosce Abramo, Mosè, Adamo, Gesù come profeti dell'Islam. Gesù non è considerato il figlio di Dio, perché Dio non ha bisogno di figli nell'Islam, la madre di Gesù è importante. A Maria è dedicata un'intera sura, un intero capitolo del Corano. Chi sono Abramo, Mosè? Sono miscredenti? Sono pagani? No, all'interno dell'Islam sono considerati Hanif. Come Hanif, monoteista allo stato puro, monoteista prima dei monoteisti, è il profeta Maometto prima che riceva la rivelazione dall'arcangelo Gabriele. Quindi io il termine che uso è che piacerebbe professarmi Hanif, cioè monoteista al di là di tutte queste divisioni settarie che ci possono essere. E il misticismo islamico, il sufismo, molto aiuta a coniugare
cattolicesimo e islam sciita. In particolare ci sono dei poeti, degli scrittori come appunto Attar, che ha scritto Il verbo degli uccelli. Cioè, a un certo punto la ricerca compiuta da questi uccelli, tanti non vogliono partire, alcuni moriranno, si fermeranno prima, alla fine ad arrivare, ad attraversare le sette valli saranno 30 uccelli. 30 in persiano si dice si, uccelli si dice morg, simorg è un uccello da caratteristiche particolari, una specie di fenice, cioè un simbolo ricorrente anche nei disegni di calligrafia islamica. E quella ricerca è molto importante perché in realtà i 30 uccelli trovano Simorgh, però in realtà Simorgh è semplicemente il riflesso di loro stessi. E quindi pensare a come fanno i mistici, alla ricerca di Dio, che in realtà è una ricerca di se stessi. Al-Hallaj, il mistico dell'Islam, era stato condannato a morte perché aveva detto io sono Dio, però io sono Dio è l'incontro dell'io con il Dio. Grazie. Avrei potuto leggervelo, ve lo spiegavo meglio. Se c'è qualche domanda, come sempre possiamo rivolgerle alla nostra ospite. Altrimenti le chiedo. Non suona la. Ok, perfetto. Pensavo smettesse adesso a suonare. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sì. Un attimo che arriva il microfono. Mi sembra anche troppo. Bella questo excursus della sua vita. In una provincia come questa, che è molto, molto, come dire, piccola, chiusa, lei ha, come dire, ha una vita, spulciando quello che ha detto, quello che c'era nel libro, molto internazionale sostanzialmente. Per lei nascere in queste zone, crescere in queste zone, è stato, come dire, un limite, un ostacolo, oppure come dire, è contenta anche di queste radici, di questa piccola provincia, in questo mondo globalizzato, dove le persone molto giovani si sentono ingabbiate sostanzialmente? Lei, che ha avuto la possibilità di avere uno scenario internazionale nella sua vita, questa cosa per lei è stato un limite o è stato, come dire, un valore aggiunto sostanzialmente? Ma credo che il mio percorso dimostri che cioè i limiti se li pone ognuno a modo suo. Io credo che fondamentale nel mio percorso sia stato l'avere quella che è definita una famiglia mista, cioè, ma soprattutto la nostra è una storia borghese, quindi quello fa la differenza. Venire da mia mamma e mio papà, sicuramente uno, mio papà è iraniano, la religione, però entrambi non sono praticanti, mio papà è musulmano sciita, mia mamma è italiana, piemontese, è cattolica, però due persone fondamentalmente estremamente, estremamente curiose. Mio papà appartiene alla borghesia iraniana che negli anni 60 si poteva permettere di mandare i tre figli maschi a studiare negli Stati Uniti. Mio padre era destinato agli Stati Uniti, ha deciso lui, contravvenendo alle indicazioni dei genitori, di fermarsi in Italia, ma lui doveva assolutamente immatricolarsi in un'università americana, come poi hanno fatto i suoi due fratelli. Mio papà ha studiato medicina, poi si è laureato in farmacia, però questo dà l'idea comunque dei destini. Mia mamma è comunque figlia del più importante industriale che c'era nella provincia di Alessandria negli anni 60, cioè mio nonno costruiva le carrozzerie dei camion per Fiat Iveco, persona molto umile, molto timida. Suo fratello Enrico sedeva alla destra di Umberto Agnelli in Confindustria, quindi a fare la differenza non è l'avere il papà che viene dall'Iran, ma appartenere a una famiglia che si può permettere di mandarti in una scuola privata, perché comunque il liceo linguistico Global School che ho frequentato era un ottimo liceo dove io ho imparato l'inglese e il francese e anche una bella base
di tedesco e mi ha dato un'ottima preparazione anche dal punto di vista dell'italiano, eccetera. La matematica onestamente no, ho fatto una gran fatica a fare l'esame di analisi 1, però insomma, quello secondo me il liceo è poi il docente che tu ti trovi, per cui ho anche incontrato al liceo professore che avrei preferito evitare, ma un insegnamento di base di Tatiana è stato ogni volta che trovate qualcosa che non sapete, in una parola, in un libro, eccetera, entro sera devi assolutamente aver trovato quello. Quindi anche la ricerca costante di migliorarsi. Poi per me è stato fondamentale essere la seconda in classe, perché Massimiliano era bravissimo e per me era una perenne rincorsa nei confronti del mio compagno di banco, per cui era sempre andare oltre i libri che bisognava studiare per fare il compito in classe, perché lui era sempre un passo avanti col papà giornalista che aveva già letto tot di più, quindi quello è sicuramente stato determinante. Però sono gli insegnanti che fanno i ragazzi, poi che ti stimolano, eccetera. Infatti per me è molto importante portare questo libro, ma anche la lettera al Papa, anche Noi donne di Teheran, il libro che ho fatto col Nobel per la pace Shirin Ebadi nelle scuole, ed è importante, oppure il documentario I bambini di Teheran, e andare a farlo non a Milano, Roma e a Torino, dove è pieno di iniziative anche al di là della scuola, ma portarlo nei posti piccoli. L'altra sera ero a Cantalupa, che è sotto Pinerolo, domani sera sarò a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia. Cioè per me è faticoso, perché ogni giorno, avendo poi un ragazzino a casa, ogni giorno mi sposto per fare delle presentazioni. A Torino ho fatto gli interventi nella scuola di Tatiana, nel liceo. Adesso andrò a fare tra novembre e dicembre una serie di lezioni al convitto Umberto I a Torino, dove ci sono ragazzini che arrivano anche dalla Liguria e vivono in collegio. Cercando sempre di avere un approccio multidisciplinare, quindi facendo leggere magari un pezzo di letteratura, facendo una scheda paese sull'economia e la politica, e poi magari facendo vedere un pezzo di un film. Una delle lezioni che farò sarà per esempio sull'Arabia Saudita, farò vedere un pezzo di La bicicletta verde, che è un film che fa vedere le difficoltà delle bambine in un paese come l'Arabia Saudita a inforcare la bicicletta. Sull'Iran farò vedere probabilmente una separazione di Asghar Farhadi, perché per far vedere a ragazzi di 15 anni che i loro coetanei in Iran hanno gli stessi problemi, cioè genitori che magari discutono anche vivacemente la sera davanti a te, tu sei un adolescente e magari hai in casa un nonno che inizia a avere problemi di demenza senile. Quindi è questo il lavoro che cerco di fare, però per me veramente è stato fondamentale il percorso che ho fatto al liceo, quello sicuramente. E poi il fatto che comunque con i miei genitori abbiamo sempre viaggiato. Quindi quello, il dover imparare l'inglese, perché devi imparare l'inglese? Io avrei voluto, cioè, pensavo di fare il classico. Il classico adesso è diverso, però quando eravamo piccoli noi ti facevano fare inglese o francese solo i primi 2 anni. Bello il classico, però io con latino e greco mica parlavo con i cugini. Qualcun altro? Allora, visto che teneva anche parlare della lettera a Papa Francesco, perché è un tema sempre purtroppo molto attuale. Sì, io cerco di incrociare Oriente e Occidente, come vi ho detto, con questo libro, con i bambini di Teheran, che qui tra l'altro c'è una bellissima sala, è un cortometraggio che dura 33 minuti, immagino che voi abbiate tutto pieno come programma, ma se c'è una sera libero, anche un mattino con le scuole si potrebbe portare, perché fa vedere la centralità del Medio Oriente e dell'Asia centrale, Samarkand, Bukhara e Tashkent, in quello che oggi è l'Uzbekistan, e dove c'erano gli orfanatrofi che hanno ospitato questi bambini. Però la lettera al Papa io l'ho scritta perché mi capita spesso in televisione, sui giornali, di raccontare, di commentare fatti di violenza contro donne, magari che ragazze, che magari arrivano dal Pakistan o da un altro paese del subcontinente indiano, del Medio Oriente. Allora ho voluto raccontare questa testimonianza che mi è stata portata, non l'ho cercata, di una donna che si chiama Ginevra, ovviamente ho cambiato i nomi, è ambientato nelle Langhe,
E l'ho scritta per il Festival Letteratura di Massenzio nel 2013 e poi l'ho aggiornata andando a capire cosa fosse successo a questa donna il 18 aprile del 2015 per una TED Talk, che sono quegli eventi in cui hai 16 a 7 minuti per raccontare una tua storia e spiegare qualcosa. E il principio di base è che bisogna, io scrivo a Papa Francesco dicendogli puoi chiedere per favore ai preti della Chiesa Cattolica di non concedere il perdono ai mariti violenti che picchiano la moglie, poi vanno a confessarsi, fanno la comunione, poi tornano a casa e la sera stessa picchiano nuovamente la moglie per poi tornare in chiesa a chiedere il perdono. E in questa lettera mi ha molto incoraggiata Don Carlo Caroglio, che appunto era il cugino di mio nonno, che adesso ha mancato anche lui, perché lui mi ha detto che era un problema molto molto sentito. Don Carlo Caroglio era di Alessandria, come noi, insomma. E però ha passato gli ultimi anni a Novara, è stato parroco a Domodossola e io l'ho rincontrato dopo tanti anni a Varallo perché l'ho cercato su internet, ho cercato di capire dove fosse. Ed è nata, al di là del rapporto di parentela, anche una bella amicizia. Quindi lui mi ha detto assolutamente la devi scrivere. Me l'ha riletta anche un vaticanista della RAI, Riccardo Cristiano, per cui abbiamo limato proprio col linguaggio giusto in cui bisogna rivolgersi al Papa. E questa lettera la leggeremo l'anno prossimo, il 9 di luglio, probabilmente a Bari, perché ho conosciuto una signora proprio una settimana fa a Bari che mi ha detto, a Conversano, che mi ha detto mia cugina è stata assassinata in modo brutale dal suo compagno, da quello che era suo compagno di 10 anni più giovane, con crudeltà. Però in realtà i 30 anni con crudeltà sono stati poi ridotti a 16. Lui ha cercato di strangolarla, poi non è riuscita a finirla, l'ha accoltellata, eccetera. Quindi l'idea è proprio di chiedere al Papa di intervenire anche su questo fronte, perché credo che questo sia il pontefice più adatto a lanciare un messaggio del genere, anche perché la violenza di genere purtroppo è trasversale a tutte le società. Ginevra, tra l'altro, era sposata a un medico, il racconto è ambientato nelle Langhe, e questo medico andava regolarmente in chiesa, ottima famiglia, addirittura la famiglia un po' proprietaria del paese, faceva volontariato e via di questo passo, quindi all'apparenza era un uomo assolutamente per bene. E questa donna ha subito violenza per anni. Nel momento in cui si è accorta che il figlio più grande iniziava a picchiare la bambina più piccola, e comunque anche il marito se la prendeva anche con la bambina, a quel punto ha deciso di intervenire. Però riuscire a scappare non è stato per nulla semplice, perché ha dovuto trovare un sotterfugio per caricare i bambini in macchina, non farsi accorgere dalla suocera, e soprattutto ha dovuto lasciare tutto dietro, cioè si è presa solo i bambini e soltanto quella. E non è più potuta tornare nel paese, però appunto ha salvato la vita. Allora, grazie. Io ringrazio Farian per il suo intervento, la aspettiamo già per altri eventuali futuri libri. E ringrazio tutti, il libro appunto lo potete acquistare all'uscita e insomma, ci vediamo con anche i prossimi appuntamenti qua a Cultura e Sviluppo. Grazie a tutti.